proprio sulla diversa cosa che ho però sarò un po' non ci faccio caso insomma allora siccome facciamo vedere che su Sonicrest io sto pensando su Sonicrest non è possibile applicare questo tipo di effetto direttamente da qua da qui non dovete mai questa connessione applicare dovete andarlo a caricare manualmente questo vuol dire dovete avere la possibilità di fare questo diciamo o andarvi a scaricare il programma che registra il vostro testo come sta facendo in questo momento con OpenBlocks oppure dovete andarvi a scaricare un video da YouTube che ha quell'effetto però attenzione il video da YouTube per esempio questo è uno che si muovono e avere il contrasto molto forte tra le barre queste qui e lo sfondo verde insomma il colore di tonalità che dovrebbe essere lo sfondo perché dico questo ad esempio questo va bene perché come vedete le barre sono rosse e lo sfondo nero questo effetto va bene perché sono barre con lo sfondo nero queste qui sono come vedete di un altro colore. Anche queste cose sono di un altro colore, cioè contrasto tra lo sfondo nero e le barre che sono di un altro colore. Questo perché? Perché l'effetto che dobbiamo andare ad apportare con gli serve questo contrasto per eliminare il sfondo. Quindi le possibilità sono o scaricare video da YouTube che ha queste caratteristiche, le ombre, queste caratteristiche, queste caratteristiche, oppure scaricare questo programma, registrare il desktop e vi registrate questo su Windows 10, come vedete, quindi ho già registrato una canzone. Queste barre che non lo vedete in questo modo, andate su, scusate, dovete mettere una canzone, ecco, scusate, non ho poi fate il contrasto, perché vi lasci barre, anche altri che possono andare bene, però consiglio queste, sono quelle che sono meglio. E cosa facciamo? Vi registriamo, apriamo il nostro software, registrate, poi registriamo, oppure se andiamo a YouTube, come una volta che registriamo il nostro file, dovremo andare a Windows, secondo me, apriamo la versione, inseriamo la foto col video, se vogliamo che rimane dietro, poi inseriamo il video scaricato da YouTube, registrato da noi. Poi andiamo la canzone originale per il file MP3 all'interno, appunto, del progetto finito, e siamo a posto, insomma. Allora, cosa perché su questo quando registrare il file, ragazzi, per andare a YouTube? Allora, qui sono già a scaricare come vedete, nel poster, nella foster, di saga, la foto. E cosa facciamo? Allora, innanzitutto creiamo una traccia audio, qui, e una traccia video, nella quale inseriamo questo qua, ok. Sì, andiamo a passare pure, ok. Mettiamo, come potete vedere, ecco qua, mettiamo il video con le barre che si muovono sopra, nella traccia di sopra, e la foto con il video che vogliamo tenere sotto.